Ciao a tutti amici di Mend, abbiamo oggi qui per voi il nuovo Google Nexus 4 che è fabbricato da LG, come potete vedere dal logo, che purtroppo in Italia non è ancora uscito e non sappiamo ancora bene che fine dovrà fare, insomma. Allora, questo bellissimo cellulare, ovviamente essendo un Nexus monta l'ultima versione di Android, cioè la 4.2.2, la versione Jelly Bean, è praticamente tutto in vetro, molto bello, tra l'altro vetro ricurvo ai bordi, persino dietro come iPhone, ormai 4 perché il 5 ha solo i bordi in vetro e la parte centrale in metallo, questo è tutto vetro, tra l'altro con una bellissima fantasia, come potete vedere dal riflesso. L'unica parte un po', diciamo, sensibile è il bordo, perché è fatto di un materiale gommato che, diciamo, abbiamo visto in alcuni punti è facile far saltare. Comunque noi abbiamo comprato anche un bumper che si può applicare ai bordi e risolve il problema, inoltre lo protegge molto meglio. Allora, come possiamo vedere, il telefono è abbastanza grande, è 133x68x9,1 mm. Sotto abbiamo la porta micro USB, che fa anche da porta HDMI, due viti per lo smontaggio. Poi abbiamo il vano per la micro SIM, estraibile anche questo a graffetta purtroppo, perché se siamo abituati a cambiare SIM diventa tutto abbastanza incasinato. Il bilanciere per il volume, tasto sopra il jack da 3,5 per gli auricolari, il secondo microfono per la soppressione dei rumori e dal lato destro il tasto accensione e spegnimento. Al posteriore abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con flash LED abbastanza potente che gira video a 1080p, abbastanza buoni, niente di eccezionale nelle foto, nei video, sono sulla media. Ops. Allora andiamo ad accendere il telefono. Il telefono non è molto pesante, sono circa 139 grammi. Come potete vedere è molto fluido e ha appunto la versione pura di Android, come potete vedere, niente interfacce strane o altro. Allora, questo cellulare monta un processore Snapdragon S4 Pro, che è un quad core da 1,5 GHz, e una GPU Adreno 320, che fa girare il tutto, direi, egregiamente. È molto ma molto veloce. Ha 2 GB di RAM e una memoria interna di 16 GB. È venduto anche a circa 50 dollari in meno con 8 GB di memoria, ovviamente non espandibili. La batteria è a 2100 mAh ed è molto ma molto buona. Con un uso intenso si arriva a mezzanotte circa, invece con un uso medio normale, ossia chiamate, qualche WhatsApp e internet, si può coprire tranquillamente una giornata e mezzo. Ovviamente dotato di tutte le connessioni possibili e immaginabili, a parte, il 4G. Qui abbiamo GPRS, Edge, UMTS, HSDPA a 42 megabits per secondo e HSUPA 5,76 megabit per secondo, un Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11bgn, ma ormai tutti i cellulari hanno anche la certificazione N, quindi è la più veloce. NFC in quest'area serve per scambiarsi applicazioni con Android Beam e più avanti uscirà anche un supporto per la ricarica wireless come gli ultimi Nokia Lumia. Più avanti, ovviamente, adesso in Italia non è ancora presente, sarà possibile pagare
con carta di credito attraverso appunto questo chip. Poi che altro? Il display è molto grande e molto molto ben risoluto, è da 4, ha una diagonale di 4,7 pollici, è un HD IPS, quindi 1280x768 e ha 16 milioni di colori, ovviamente è capacitivo. Poi che altro? Scusate. Update di Alt è stato aggiornato. Poi ha tutte le altre connessioni che ormai troviamo su uno smartphone, quindi la GPS, GLONASS GPS, eccetera, eccetera, eccetera. Digerisce qualsiasi tipo di formato audio e video e se non lo fa si può scaricare qualsiasi programma dal market di Google, quindi il Play Store. Io sinceramente non uso un Android ormai da tanti anni. L'ultimo mio Android è stato un HTC Desire, uno dei primi con il processore, a 1 GHz che si rallentava dopo un po'. Questo cellulare non ha il minimo rallentamento e soprattutto ha una grafica rispetto all'ultimo Android che ho provato assolutamente eccezionale. Che vi posso far vedere? Allora, iniziamo con il browser, dopo avervi detto tutta questa bella carrellata di specifiche tecniche. Andiamo sul nostro sito. La tastiera è comodissima ed è anche la possibilità di usarla come tastiera swipe. E il browser nativo è purtroppo Chrome. Purtroppo perché scusate, non ho attivato il wifi. Intanto una delle novità di questo Android, come potete vedere, è che tramite il centro notifiche si può raggiungere con degli shortcut direttamente alla luminosità, alle impostazioni, attivare e disattivare il wifi. La rete 3G, vedere lo stato della batteria, modalità aereo, Bluetooth e anche la sveglia. In questo caso adesso devo attivare il wifi perché qui dentro non prende molto bene H3G. Ricarichiamo la pagina. Ecco qua, giriamo il cellulare, molto veloce. Il browser purtroppo non è una scheggia, è molto molto veloce. Però secondo noi è meglio usare un browser alternativo come per esempio Dolphin o se lo trovate anche il browser nativo di Android. Comunque come potete vedere è tutto abbastanza, anzi molto fluido. Non riusciamo a visualizzare come un tempo i video con il flash, ma ci serviamo tranquillamente del. Ovviamente è possibile installarlo sempre, è il bello di Android questo. Possiamo vedere video comunque in HD dall'applicazione YouTube. Adesso ne faccio vedere uno, magari un trailer di qualche film, nuovo per farvi vedere la qualità del display, soprattutto l'audio. Avevo trovato. Vediamo un po' se c'è ancora. Vediamo. Va bene, avevo trovato uno migliore, però è molto bello. Allora, proviamo questo qua. Sci e snowboard. Il video è impostato in HD. Come potete vedere, non so se rende, ma ha una qualità spettacolare. Anche l'audio si sente abbastanza bene, peccato che la capsula auricolare è a filo del vetro, quindi se lo appoggiamo a qualche superficie assorbente, diciamo che il volume ne risente un po'.
Comunque è davvero spettacolare. Come potete vedere, ovviamente non ha neanche i tasti touch, ma i tasti, ovviamente, come siamo anche abituati a vedere in altri modelli Android, sono direttamente sul display. Vi faccio vedere anche questa foto che ho scattato al coltellino svizzero poco fa. Una macro è venuta molto bene, si vedono addirittura i grafici che sono sul coltellino. Già che ci siamo, parliamo della fotocamera. È possibile accedervi anche dalla schermata di blocco tramite uno swipe verso sinistra. Prendiamo questa volta questo caricatore Duracell, mettiamo a fuoco e scattiamo. Scatti molto veloci, abbiamo un sacco di impostazioni video e ci possiamo accedere tenendo premuta qualsiasi parte dello schermo. Abbiamo l'HDR, poi possiamo attivare e disattivare il flash, scegliere la scena o attivare la geolocalizzazione. Possiamo regolare la luminosità o cambiare la fotocamera. Perché questo cellulare ha anche una fotocamera frontale, aspettate che la trovi, mi sembra da un 1.3, esatto, 1.3 megapixel, per fare videochiamate. I video li gira abbastanza bene, a 30 frame per secondo, come ho già detto prima, 1080p, e il flash è abbastanza buono. Vi faccio vedere anche, per far vedere anche diciamo la potenza della GPU Adreno 320, questo gioco Rail Racing, che è in alta definizione ed è molto molto bello giocarci. Ecco, una cosa che manca su questo cellulare, che però pensiamo verrà introdotta nei prossimi aggiornamenti Android, è il multifinestra che oggi abbiamo conosciuto con Galaxy S3 e Note. Aspettiamo un attimo che si carichi. Qui ci offrono di guidare una Lamborghini, noi non ci rifiutiamo. Non ho fondi, però c'è la crisi economica. Andiamo indietro, magari facciamo una gara veloce. Ecco qua. Facciamo la coppa. Come potete vedere, la grafica è spettacolare. Anche i riflessi sulla vettura sono molto molto buoni. Adesso vi faccio vedere anche, perché questo gioco ha varie modalità di visuale. C'è anche la visuale dall'interno della vettura e si può cambiare da questo tasto. Poi vi faccio vedere i dettagli anche all'interno della macchina. Molto ma molto belli. Speroniamo la macchina a fianco. Adesso se mette a fuoco il cellulare, comunque vedete che la velocità è impressionante. Non abbiamo il NOS, non è Need for Speed. Comunque il gioco gira egregiamente su questo cellulare che è ovviamente molto potente. Peccato che non è ancora uscito qui in Italia. Ah, vi voglio fare sentire anche come suona questo cellulare. Andiamo sul Play Music. Abbiamo questa canzone. Andiamo un po' più avanti, magari in un punto dove c'è più. All'audio è molto molto pulito. Manca un po' di bassi, però detto sinceramente, chi se ne frega, perché la qualità è molto buona. Qualità molto buona come quella della chiamata. Ci
Ci sentono egregiamente e noi sentiamo egregiamente chi ci sta parlando. Il viva voce è anche in viva voce, ovviamente, noi sentiamo magari un po' meno bene, però loro ci sentono allo stesso modo, già testato e verificato. Il viva voce è molto ma molto alto, quindi lo potete usare anche in automobile durante la guida. Vi faccio vedere un'altra novità di questo aggiornamento di Android. Nella schermata di blocco è possibile inserire dei widget. Per esempio, qui l'amico che mi ha prestato il cellulare ha messo Google Now. Qui abbiamo una schermata vuota, vediamo cosa possiamo aggiungere. Gmail, possiamo aggiungere il calendario, i messaggi, un altro orologio, i post di Google Più. E una specie di Shazam di Google. Poi che altro vi posso far vedere? Vi faccio vedere i programmi che sono dentro questo cellulare. Allora, il calendario, vabbè, è il solito, si può dividere la schermata per mese, settimana e giorno ed è sincronizzabile con tutti i possibili e immaginabili account di questo mondo. Poi, vabbè, ovviamente Google Drive, Dropbox funzionano egregiamente. Abbiamo provato anche, vediamo se lo trovo, il Playbook, che è uno store di libri, anzi lo store di Google dei libri. Si legge abbastanza bene, ovviamente, con questo bellissimo schermo. Ecco qua. Questo è l'effetto di scorrimento della pagina. Vediamo se abbiamo delle impostazioni. Abbiamo opzioni di visualizzazione, possiamo mettere un segnalibro o anche leggere ad alta voce il testo. Poi abbiamo Play Magazine che ovviamente contiene dei settimanali. Poi abbiamo Movie Studio per modificare video, programma abbastanza carino. E abbiamo, vabbè, la solita ricerca vocale di Google. Poi Skype funziona egregiamente. E che altro vi posso far vedere? Vi posso far vedere. La mail. Allora, la mail presenta il solito problema di Android, ossia non è possibile effettuare lo zoom out. Spero che venga risolto al più presto possibile, comunque visualizza qualsiasi cosa. È possibile anche utilizzare le cartelle della nostra mail, client che funziona egregiamente. Poi abbiamo molti widget, vabbè, ovviamente il nuovo Android non sono di certo io a insegnarvi com'è. Più scorriamo, più abbiamo nuovi widget che sono acquistabili sul Play Store. Qui abbiamo il multitasking, come vedete abbiamo molte applicazioni aperte, ma il telefono non ne risente assolutamente. Questo processore quad core è davvero spettacolare. Che dire di altro di questo telefono? Secondo me è il miglior telefono qualità-prezzo che è sul mercato. Vi consiglio vivamente di, se ve ne avete possibilità, di farvelo acquistare da qualche vostro amico, magari in Inghilterra, in Francia, o che torna da una vacanza dagli Stati Uniti. Anche quello da 8 GB, che secondo me sono sufficienti, costa 200 dollari, che sono circa 180-190 euro. Ed è un telefono davvero molto molto bello. Vi faccio vedere solo Google Now, che mi è stato consigliato di farvi vedere da appunto l'amico che mi ha prestato questo cellulare. Praticamente è un assistente personale. Ovviamente, vabbè, c'è in primo piano la ricerca di Google anche vocale, poi
vi tiene in memoria gli ultimi percorsi effettuati col navigatore satellitare, vi dice cosa c'è nelle vostre vicinanze come diciamo monumenti o attrazioni varie, luoghi molto fotografati, penso da Panoramio. Poi, dato che il mio amico arriva dall'America, gli ha fatto il cambio euro dollaro USA. E gli fa vedere anche l'ora della sua casa in America, ovviamente poi il meteo. Mi ha detto anche che quando si è spostato da dove era residente per andare a New York, gli ha fatto vedere anche automaticamente tutti i voli disponibili e il meteo di entrambe le città, quindi la città di partenza e la città di arrivo. Ovviamente per far sì che questo funzioni dovete lasciare attivate le connessioni dati. Allora, cellulare praticamente perfetto, ottimo design, ottima fotocamera, ottimo reparto telefonico e soprattutto ottima batteria, che è una difficilissima qualità da trovare negli smartphone di oggi. Ci dispiace appunto solo che non sia uscito in Italia. Vi faccio vedere anche come sta con il bumper, non perde assolutamente di estetica. Vi consigliamo di comprare anche questo. Purtroppo su eBay lo troverete circa 400-500 euro. Questo cellulare io per la qualità, rapporto qualità-prezzo darei un 10. Vi ringrazio per aver guardato il nostro video e vi ricordo che sul nostro sito, che abbiamo rinnovato da qualche mese, è possibile anche richiedere dei preventivi per l'assemblaggio di computer desktop per qualsiasi esigenza e per qualsiasi taglia, quindi dal mini PC a, diciamo, un server. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Saluti da Lorenzo.